penso proprio che non torno in Italia, tutto sommato qui mi sono ritagliato un posticino tranquillo pure io. Angelo sorride pensando al suo futuro in Albania, ci accoglie nella sua villetta di Durazzo, ci offre un caffè rigorosamente italiano e poi racconta il trasferimento pochi mesi fa dopo la pensione. Non mi piaceva più quello che vedevo in Italia e allora ho deciso di andare via. Un pensionato qui riesce a vivere tranquillamente. Teniamo presente appunto che la pensione media qui in Albania per un albanese è di 100 euro, quindi una piccola casetta, 100 euro di fitto e poi con 500-600 euro si vive tranquillamente. Ma alla base della sua scelta non ci sono solo ragioni economiche. Il suo legame con l'Albania inizia nel 91 su una banchina del porto di Brindisi. Un mercantile ormeggiato, donne e uomini in fuga dal proprio passato, immagini che non lo lasciano indifferente. Con un'associazione del suo paese, Villa Castelli, organizza l'accoglienza per una cinquantina di persone, poi i viaggi per portare le famiglie in Albania, le rimesse e i messaggi dei parenti. Mi sono inventata un po' una cosa strana, una videocamera con una piccola televisione, facevo parlare gli albanesi in Albania e riportavo questa testimonianza televisiva mettendo il jack lì dietro alla in Italia. Allora tu bisognava vedere, fare la stessa cosa dall'Italia, portarli qui in Albania, vedere i pianti, le cose, però era un modo per tenerli in comunicazione. Ora l'Albania è profondamente cambiata, pur con mille contraddizioni, è un paese in crescita che offre tante opportunità. Incontriamo sempre più italiani, ci dice la titolare di un'agenzia immobiliare, che qui possono comprare o prendere in affitto un appartamento a prezzi contenuti. Se c'è tardo non pare. Stiamo lavorando molto con gli italiani che arrivano qui per le bellezze del posto e le opportunità lavorative. I prezzi degli affitti sono molto bassi, una media di 150-200 euro al mese. A pochi passi dall'agenzia incontriamo Beppe. Viene da Bari, si definisce un artista poliedrico, innamorato della città di Durazzo. L'ultimo lavoro a bordo di un traghetto gli ha cambiato la vita. Sono salito per stare 3-4 giorni in questa nave come collaboratore di un'azienda barese che arreda appunto traghetti e navi importanti e poi pian piano i giorni sono aumentati. 50 giorni a bordo del traghetto, poi ho deciso di scendere. Sì, rischiavo di diventare matto. Ogni tanto scendevo, no, dalla nave per mangiare qualcosa di diverso dalla cucina del posto e mi sono innamorato immediatamente della città di Durazzo, della gente, del popolo albanese. Quindi la decisione è stabilirsi a Durazzo, anche se resta forte il legame con l'Italia. La mia aspirazione è far su e giù, perché amo anche la mia città Bari, però negli ultimi tempi era diventato difficile proprio poter sopravvivere. Perché gli affitti, le bollette, quelle sono regolari, arrivano puntualmente, e però poi i pagamenti nei vari lavori che ho fatto era sempre, sempre difficile. No? Se guarda al futuro cosa vede? Vedo meno nero, qui inizio a intravedere un'alba nuova.